1918-2018, la Dunata Triveneta del Centenario, nella città simbolo della vittoria. Le penne nere si preparano a invadere Vittorio Veneto dal 15 al 17 giugno prossimi. Dopo Treviso la marca torna a vestirsi di tricolore. 25 sezioni coinvolte tra Veneto, Trentino e Friuli. Noi abbiamo fatto una stima, ecco, non vogliamo sopravvalutarla, ma abbiamo detto 100.000 presenze. Qualcuno mi dice anche di più, forse 120.000 nell'arco dei tre giorni del raduno 15-17 giugno, ma sicuramente 25-30.000 gli alpini sfilanti la domenica del 17 giugno. E se magari qualcuno in più, ben venga. Credo che i vittoriosi siano pronti e soprattutto felici di accogliere gli amici alpini, anche perché la Dunata del Centenario sicuramente sarà una dunata storica. Adunata presentata nei giorni scorsi proprio ai sindaci degli 11 comuni coinvolti, non solo nel raduno alpino, ma anche negli eventi che da qui all'estate scandiranno l'attesa. Concerti, concorsi letterari, attività nelle scuole, anche un'esercitazione di protezione civile che porterà nel comprensorio un migliaio di uomini dal 13 al 15 aprile. La speranza, visto che gioca in casa, è di veder partecipare alla Dunata il grande vecchio, l'ultimo mulo alpino, Iroso. E noi contiamo di poterlo avere come icona qua presente sul territorio. Sicuramente non potrà sfilare come è stato fatto a Treviso, ma sicuramente sarà un punto di riferimento.